Giorni di caldo e afa ci stanno accompagnando da diverse settimane e numerose sono le segnalazioni arrivate al deputato Francesco Emilio Borrelli che denunciano la mancanza di aria condizionata in alcuni reparti dei nosocomi napoletani della provincia. Una donna ha pubblicato una serie di video i quali testimoniano le condizioni di disagio all'interno dei presidi. Un video in particolare è diventato subito virale su TikTok, fa riferimento al reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, che mostra le condizioni in cui sono costretti i piccoli pazienti e familiari. Finestre sbarrate perché rotte, aria condizionata assente e solo un ventilatore per fermare il caldo record di queste settimane. Stessa situazione al padiglione 11 del Policlinico, dove nella sala d'attesa del reparto di neurologia, sito al terzo piano, solo un ventilatore muove un po' d'aria. Una situazione che incombe non solo a Napoli e a Pozzuoli, ma anche ad Acerra, in particolare a Villa dei Fiori. Vanno immediatamente ripristinate le condizioni minime di vivibilità, ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. È intollerabile che a Napoli e in provincia gli ospedali siano sprovvisti di aria condizionata, soprattutto in questo periodo, in cui le temperature sono costantemente al di sopra dei 30 gradi.